Buonasera da Palazzo Farnese, sono Christian Massé, l'ambasciatore di Francia in Italia e sono molto felice di accogliervi per questa serata dedicata al bicentenario di Napoleone e più specificamente ai progetti architettonici e urbanistici che Napoleone ha ideato, segnato, sognato per Roma. Stasera l'Institut Français Italia conclude in collaborazione con l'École Française de Rome con questo ultimo incontro un ciclo di eventi che avrà coinvolto tra Firenze, Milano, Napoli e Roma, i migliori specialisti dell'eredità napoleonica in Francia e in Italia. Per un mese studiosi in scienze politiche, storia, giurisprudenza, medicina hanno riflettuto insieme sulle riforme e le trasformazioni importanti intraprese nel periodo napoleonico. Hanno analizzato i contesti diversi in cui questi straordinari cambiamenti furono messi in opera nei due paesi. Hanno sottolineato gli scambi e le contaminazioni culturali reciproche che hanno modificato durevolmente e fino ad oggi i volti dei nostri stati e delle nostre società. E quindi questa contaminazione è veramente ovvia, è qualcosa che ci ha costruito fino adesso. E con questo nuovo dialogo del Farnese vogliamo dare un eco a due mostre bellissime e molto interessanti. La prima che si sta svolgendo in questo momento nei musei dei Fori Imperiali, nei mercati di Traiano, quella su Napoleone e il mito di Roma, e l'altra che si è svolta l'anno scorso, bellissima anch'essa, Aspettando l'imperatore, che si è svolta al Museo Napoleonico e al Museo di Roma a Palazzo Braschi. E quindi questa sera sarà appunto l'occasione di soffermarci sulla Roma idealizzata e usata da Napoleone nella costruzione del suo progetto politico. E sappiamo tutti che Napoleone aveva come grande progetto di fare di Roma la seconda capitale dell'impero. E il paradosso ovviamente è che Napoleone non venne mai a Roma e ha avuto grandi progetti e pochi di questi progetti urbani, architettonici e archeologici sono stati sviluppati, ma rimangono delle tracce e ancora delle tracce veramente importanti. E anche se non sono stati realizzati, sono stati la base di progetti più ampi che dopo loro si sono realizzati. E tuttavia, per capire meglio la dimensione fortemente simbolica e gli obiettivi anche molto pratici dei grandi cantieri di riqualificazione e di valorizzazione negli spazi pubblici che furono immaginati a Roma tra il 1809 e il 1814, avremo la fortuna di ascoltare i nostri ospiti, grandissimi specialisti, e che ringrazio calorosamente. Susanna Pasquali, professore associato di storia dell'architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza. Claudio Parisi Presicce, direttore dei Musei Archeologici e Storico-Artistici, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Adrián Fernández Almoguera, membro scientifico dell'École Française de Rome, con il quale abbiamo concepito questa serata, e lo storico dell'arte Jacopo Veneziani, che modererà questo incontro. Quindi una serata molto speciale e molto interessante, che ci permetterà di meglio leggere Roma quando la attraversiamo, quando la visitiamo, quando la viviamo, e vedremo che ci sono tante tracce di questo periodo napoleonico. E quindi adesso lascio la parola alla summa direttrice dell'École Française de Rome, Brigitte Marin, con cui abbiamo quindi
organizzato questo evento e che ha passato tutta la mattinata e la giornata appunto sulla Roma nel 1814. Grazie, buona serata a tutti, bonne soirée. Buona serata a tutte e a tutti. Mi associo alle parole dell'ambasciatore di Francia per dare il benvenuto a tutti gli auditori e partecipanti a questa serata. È sempre veramente un grandissimo piacere per l'École Française de Rome di collaborare con l'Institut Français Italia e di poter contribuire ogni anno, a secondo delle tematiche scelte, a questa manifestazione molto seguita a Roma e al di là di Roma, che sono i dialoghi del Farnese, ciclo di incontri organizzati appunto dall'Ambasciata di Francia per favorire il dibattito intellettuale franco-italiano in contesto europeo e internazionale. Una nuova occasione di partenariato ci è stata data quest'anno dal bicentenario, come è stato ricordato, della morte di Napoleone. Allora, certamente tutte le commemorazioni e nemmeno quello di grande respiro, di vasta portata storica e storiografica, si prestano sempre a proporre un approccio in linea con i campi di studi attuali, con quelli più nuovi che rinnovano di più le ricerche, e tantomeno con i programmi di ricerca in corso all'École Française di Roma. In questo caso siamo stati fortunati per ben tre motivi. Infatti, per evocare la figura di Napoleone a Roma, ci sono scelte tre parole chiave: architettura, città e archeologia. Tre parole che rispecchiano al contempo tradizioni di studi dell'École Française di Roma. Archeologia, ai fondamenti della sua creazione quasi 150 anni fa. Storia urbana, perché la città, le città e la civiltà urbana hanno segnato precocemente e massicciamente la storia d'Italia che è uno dei campi di maggior sviluppo delle ricerche svolte all'Ecole. Quindi il titolo di questi dialoghi questa sera riflettono filoni di studi ben consolidati tra i studiosi legati all'Ecole e collaboratori dell'Ecole, ma indicano anche le sue aperture ad altri campi di studio. Apertura alla storia dell'arte e dell'architettura, spesso condotto all'Ecole in collaborazione con l'Accademia di Francia a Roma, perché l'Ecole Française non è soltanto un istituto di archeologia e di storia, ma si apre all'interdisciplinarità, al dialogo appunto tra le varie discipline delle scienze umane e sociali, apertura anche al mondo contemporaneo, attraverso in particolare le dinamiche e anche le sfide odierne del patrimonio, dalla conservazione alla trasmissione delle eredità culturali. Secondo motivo, Roma. Roma, città che sarà al centro del dibattito questa sera, come lo è per diversi motivi in tante ricerche condotte anche all'École Française di Roma con le sue suoi vari partner, dall'antichità fino all'età contemporanea. Motivi ovviamente legati alla collocazione della nostra sede nel cuore della città e del suo patrimonio storico e monumentale, ma anche allo straordinario deposito di fonti per la storia dell'Italia, dell'Europa e del mondo, che concentra in sé, nelle sue pietre e nelle sue carte, nei suoi siti archeologici, musei, archivi, biblioteche, tutte queste fonti per la storia in quanto più volte capitale nella sua lunga storia e capitale a dimensione universale. Oggi, stasera, si parlerà della capitale imperiale, che anche recupera ovviamente una dimensione di questa, dell'identità di questa città. Roma, città palinsesto per eccellenza, che si ricostruisce sempre su se stessa, riutilizzando e assegnando nuovi valori alle tracce del passato.
sottolineando queste dinamiche di continuità fondamentali nella storia di Roma, che si costruisce e ricostruisce sulle proprie rovine, Giulio Carlo Argan una volta usava una metafora molto suggestiva che può essere forse anche di ispirazione questa sera, quella delle maree delle epoche successive che ritirandosi lasciano sulla sabbia i reliti dei naufragi lontani. E come tutti i reliti, scriveva, questi sono circondati da uno spazio che allo stesso tempo vicino e infinito, quello del mare e della spiaggia. Infine, terzo motivo, l'École Française di Roma accoglie in questo momento, l'ha ricordato appena adesso Christian Massé, un giovane studioso storico dell'arte, il dottore Adrian Almoghera, membro scientifico dell'École, che sviluppa proprio in questo momento un progetto di ricerca sul pensiero dell'architettura, i spazi pubblici urbani e il progetto politico a Roma tra il 1798 e il 1833. Specialista quindi degli usi politici della monumentalità pubblica a Roma, dal decennio francese alla Restaurazione, si presentava ovviamente come un punto di riferimento per costruire intorno alla tematica delle trasformazioni di Roma tra recupero o reinterpretazione del passato e proiezione verso nuovi modelli in età napoleonica, un fruttuoso dialogo con altri studiosi. Infatti, il dibattito di stasera prolunga una giornata di studio organizzata dall'École Française oggi stessa su Roma 1814, continuità e eredità dell'impero nella capitale di Pio VII, che ha affrontato la tematica della Roma napoleonica nel senso più largo, si può dire, dell'espressione, con un'attenzione segnata all'eredità napoleonica durante i periodi, le fasi storiche ulteriori e con la collaborazione delle istituzioni più importanti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale romano, il Ministero della Cultura, la Sovrintendenza Capitolina e le Università Romane. Perciò sono particolarmente lieta stasera di ritrovare di nuovo, oltre Adrian Almoghera, i nostri ospiti della Sapienza, della Sovrintendenza Capitolina, e prima di lasciare la parola ai relatori ringrazio di nuovo tutti quelli che rendono possibili questi appuntamenti culturali, in particolare l'Ambasciata di Francia della sua sempre generosa accoglienza, e vi auguro una bella serata. Grazie. Il microfono funziona, ci siamo. La prima parola che mi viene in mente è finalmente possiamo riunirci petit à petit in sicurezza, e quindi approfitto subito per ringraziare Monsieur l'Ambassadeur Christian Massé per averci aperto le porte dell'ambasciata. Siamo qui in carne e ossa, però senza pubblico, perché la maggior parte delle persone ci seguono in diretta streaming dal canale YouTube dell'Institut Français Italie, in questo nostro incontro organizzato nell'ambito dei prestigiosi dialoghi del Farnese e del bicentenario della morte di Napoleone. Anche oggi, non è uno scoop, parliamo di Napoleone e in particolare, come è già stato anticipato, dei grandi progetti di trasformazione di Roma negli anni in cui fu seconda capitale dell'impero napoleonico. Ne parliamo in occasione della mostra anche Napoleone e il mito di Roma ai mercati di Traiano fino al 7 novembre, e inserendoci nelle riflessioni iniziate questa mattina all'École Française de Rome con il convegno organizzato dall'amico Adrian dedicato alle continuité e agli héritages de l'Empire napoléonien dans la capitale de Pisette. E a questo proposito ringrazio la direttrice dell'École Française de Rome, Brigitte Marin, per, come dire, il supporto scientifico anche dato alla chiacchierata di questa sera, che
cercheremo, ne parlavamo quest'oggi nel nostro pranzo succulento, di rendere il più divulgativo possibile, dato che ci seguono anche da casa e un filino pop, se possibile, nel senso che la Roma napoleonica e gli studi sulla Roma napoleonica sono un cantiere a cielo aperto, a proposito di scavi e di Roma, ma credo ancora largamente poco noto al grande pubblico. E quindi vorrei approfittare della vostra presenza, siete già stati presentati dall'ambasciatore e da Brigitte Marin. Cerchiamo questa sera di passare dai sogni ai progetti, come dice il titolo del nostro incontro. Discuteremo di urbanismo, di architettura, di archeologia nella Roma napoleonica. Ripassino veloce dei tre saggi alla mia destra: Susanna Pasquali, professoressa associato di storia dell'architettura all'Università La Sapienza di Roma, grande specialista dell'architettura del 7-800, ma anche direi grande specialista delle relazioni, no? Che prendono forma in questa architettura, relazione tra antico, moderno, tra tradizione, innovazione, tra architetti italiani e architetti stranieri, e di questo parleremo tra un istante. Claudio Parisi Presic, grande sovrintendente, direttore dei musei archeologici e storico-artistici della città di Roma, credo la persona ideale alla quale chiedere, e lo faremo tra un istante, di poter visitare alcuni scavi archeologici della Roma napoleonica, e poi Adrián Fernández Almoguera, che dopo essere stato praticamente mio compagno di banco alla Sorbona, oggi è membro scientifico dell'École Française de Rome e trascorre le sue giornate, correggimi se sbaglio, tentando di capire l'uso politico dell'architettura, del pensiero urbano e dei progetti archeologici di Roma tra la rivoluzione giacobina e la restaurazione di Pio VII. Ho studiato le Fish. Io direi di partire dal principio. Il mio ruolo oggi è anche un po' quello di, come dire, alleviare gli interventi sgravare dai vostri interventi tutta la contestualizzazione storico-artistica e le date, e mi prendo la responsabilità di questo ruolo per rendere seguibile il discorso da chi ci ascolta da casa. Quindi partiamo, proprio per essere precisi, dal principio, facendo un rapidissimo ripasso storico. Tutto inizia il 17 maggio del 1809 con quel famoso decreto imperiale che dichiara gli stati romani riuniti all'impero francese, e Roma, dopo 16 mesi di occupazione francese, diventa città imperiale e libera. Qualche mese dopo, con il Senato Consulto del febbraio 1810, l'urbe diventa ufficialmente seconda capitale dell'impero, e al venturo figlio di Napoleone, al principe imperiale, sarà assegnato il titolo di re di Roma. Però, e qui le cose diventano interessanti, agli occhi dei francesi Roma appare subito come una città da trasformare, da modernizzare, da adeguare agli standard urbanistici delle altre capitali europee. Io partirei da qui. Portateci indietro nel tempo, cioè che città avremmo trovato arrivando nella Roma appena annessa all'impero francese in quel maggio del 1809, prima che gli architetti al servizio di Napoleone iniziassero a trasformare, o meglio a tentare di trasformare, questa città in attesa dell'imperatore. Com'era la Roma di allora? Possiamo forse far partire la professoressa Pasquali? Apro, buonasera. Com'era la Roma osservata dai francesi? Direi che possiamo mettere uno contro l'altro due immagini. Una, siamo qui in Palazzo Farnese, la Piazza Farnese, le piazze di Roma, che erano teatri urbani quando sono stati costruiti, cioè strutture magnifiche, non collegate fra loro, e invece
le città europee che si erano sviluppate molto di più nel frattempo, superando in qualche modo la grandezza di Roma, erano ormai delle reti di strade, delle reti di attraversamento di fiumi, delle strade a pedaggio. Quello che i francesi notano, la mancanza totale delle nuove reti. E di qui viene quella sorta di critica negativa alla Roma dei vicoli, la Roma che non funziona, il contro Roma in qualche modo. Io credo che bisogna fare differenza su una città magnifica e invece una rete contemporanea di trasporti e di vie di accesso. E tu invece, Adriana, hai scritto di queste strade strette? Cioè, come sarebbe una giornata, teletrasportiamoci appunto nella Roma descritta dalla professoressa Pasquali, cioè come anche arrivando dalla porta di Piazza del Popolo qui all'ambasciata oggi un 26 maggio 1809, banalmente non saremmo arrivati intonsi e ordinati e stirati come ora, no? Che città avremmo attraversato? Dal punto di vista proprio anche della, come dire, pragmatico e materiale? Allora, io direi, partendo un po' dalla storia sensoriale dell'urbanistica, la storia sensoriale delle capitali europee, pensando un po' a questo bellissimo libro di Patrick Suskind, Il profumo, in cui io ho scoperto, ho pensato per la prima volta come dovevano odorare le città prima delle regole sanitarie con cui noi viviamo, penso che Roma dovrebbe essere, da un punto di vista degli odori, delle merci, un luogo abbastanza caotico. E se pensiamo per esempio che davanti al Pantheon c'era un mercato molto rumoroso, molto rumoroso, che dentro del portico di Ottavia c'era un mercato di pesce, fra le rovine dell'antichità, della grandezza di Roma si vendeva il pesce. Dobbiamo pensare che era una città che proprio non guardava il suo grande passato storico e invece vendeva e provocava questo tipo di caos sensoriale in questi posti fantastici. E lì, per esempio, vedemo che l'amministrazione imperiale aveva capito tutto, perché uno dei progetti che si fanno sono i mercati. Togliere questi odori cattivi, questa Roma di sensazioni cattive e spostarla in questi spazi di ordine che erano i mercati, che si concepiscono accanto al Pantheon, accanto al portico di Ottavia, in diversi punti della parti della città, proprio per creare una nuova geografia sensoriale della capitale, che è arrivata purtroppo molto, molto dopo. Arriveremo tra un attimo alla, come dire, alla riorganizzazione anche sensoriale dell'esperienza Roma durante gli anni napoleonici, disturbo tra pochissimo, Parisi presicce. Intanto, a giudicare dalle vostre parole, possiamo fare come per porre una base dalla quale partire nella Roma napoleonica, possiamo dire che ancora a inizio Ottocento era valida la famosa descrizione scritta 60 anni prima che Roma venisse annessa all'impero napoleonico nell'enciclopedia, alla voce Rom, il cavaliere de Joncourt, tra l'altro me la sono annotata perché sapevo che prima o poi sarebbe stata utile questa sera la citazione del cavaliere de Joncourt che dice, per entrare dans le vif du sujet, risulta dal calcolo che Roma è intanto 6 volte meno popolata di Parigi, 7 volte meno di Londra, dice de Joncourt, alla metà degli abitanti di Amsterdam, dalla quale è ancora più lontana per ricchezza, non ha marina, non manifatture né traffici, i palazzi tanto vantati, dice, non sono tutti ugualmente belli perché tenuti male, la maggior parte delle abitazioni private è miserabile, il selciato è cattivo, le strade sudice e strette non sono spazzate se non dalla pioggia che vi cade molto. Sembrano un po' quelle descrizioni dei clienti delusi su Booking, ad esempio, no? Che hanno avuto una brutta esperienza in città, dice, formicolante di chiese e di conventi, è quasi deserta ad oriente a mezzogiorno, si dia pure un certo
cerchio di 12 miglia alle sue mura, ma questo cerchio è riempito da terre incolte, da campi, da orti, e conclude dicendo: ebbe ragione chi disse che i sette colli, una volta ornamento della città, oggi non le servono che per tomba. Quindi non è una descrizione lusinghiera, però la prof. Pasquali non è d'accordissimo. Esiste un splendido libro, tra l'altro di un francese, Louis Hautecoeur, noto storico, che ha scritto nel 1912 un libro sulla Renaissance dell'Antichità, che ha un capitolo meraviglioso, che per me è stato straordinario, il Contro Roma. Esiste una letteratura di questo tipo, di cui ovviamente la voce dell'enciclopedia è la più rilevante, che è, come dire, costruita come dire, anche a scopo politico, in rapporto allo Stato e alla Chiesa, che suggerisce questa sporcizia delle strade, di strade che in realtà rispetto a tantissime altre erano selciate da secoli, con le acque e le fontane che c'erano e altrove non c'erano. Dico che è un genere, ecco. Voglio dire, voglio mettere in evidenza che, come dire, ovviamente c'erano molti ritardi, se questa è la parola che si può usare, rispetto a un'Europa che correva da 50-60 anni di corsa. Il Contro Roma è un genere, questo volevo dire. Quindi descrizioni, come spesso accade per tutta la letteratura di viaggio del Settecento, ad esempio, da prendere con le pinze. No, quello che è vero e che bisogna ricordare sempre è il deserto intorno alla città, che è, come dire, che è durato moltissimo, che è la cosa più impressionante, che è ovviamente una realtà vera rispetto a tutto il resto paragonabile. E quello che è vero è che, come dire, in questa Roma appena annessa all'impero convergono appunto diversi immaginari anche, no? A proposito di interpretazioni relative. Lo stesso Napoleone, ad esempio, che come anticipava l'ambasciatore prima, non ha mai messo piede a Roma, sembrava avere un'immagine dell'urbe completamente diversa da quella che abbiamo appena riassunto e rivissuto grazie a voi e grazie al cavaliere de Joncourt. E a proposito di percezione di Napoleone, per avvicinarci sempre più a questa Roma napoleonica, nella conversazione tra Antonio Canova e Napoleone, il resoconto dei dialoghi tra Canova e Napoleone pubblicato nel 1810, Canova scrive, riferito a Napoleone: tornò a dire che vuol venire a Roma ed io gli dissi che Roma ha gran bisogno di essere vista da lui, come se lo scultore avesse intuito che l'imperatore non aveva la più pallida idea della Roma concreta, materiale, percepita. La domanda è davvero così? E qui lascerei la parola in primis al professor Claudio Parisi Presicce, che a proposito di visione mitica, immaginaria di Napoleone, della città di Roma, è tra i curatori della mostra Napoleone e il mito di Roma ai mercati di Traiano fino al 7 novembre, dedicata proprio al rapporto che Napoleone aveva con questo immaginario classico, con i modelli del mondo classico sin dalla sua gioventù. Ora, e chiedo alla regia, non so se è possibile, perché so che Adrian si è trasformato in inviato speciale per l'incontro di oggi e ha realizzato un breve video a questa mostra prima di sentire se aveva ragione Canova o meno. Proverei a proiettare, se è possibile, è possibile. Allora vediamo il servizio del nostro inviato speciale, Adrian. Buonasera, oggi siamo qua nell'insieme dei mercati di Traiano con due dei quattro curatori della mostra Napoleone e il mito di Roma, che ci spiegheranno un po' perché questo posto è molto importante per la storia della Roma napoleonica. E siamo con Nicoletta Bernacchio e Simone Pastor. Simone, magari ci puoi spiegare un po' perché avete fatto questa mostra in quest'anno 2021? Sì, Adrian, buonasera a tutti. Beh, noi abbiamo deciso di allestire questa mostra perché nel 2021 ricorrono i 200 anni dalla morte di Napoleone,
ma soprattutto abbiamo deciso di fare questa mostra per celebrare questo luogo, perché nel 1811-1814 iniziarono alcuni scavi nell'area della colonna Traiana, quindi il governo napoleonico decise di scavare per la prima volta l'area della colonna Traiana e questi scavi portarono il ritrovamento di alcuni oggetti, primi tra tutti i daci, che oggi fanno parte della nostra collezione. Quindi celebriamo ovviamente, come sempre si fa quando si allestisce una mostra, anche ed esclusivamente la nostra collezione permanente, nonché l'area archeologica. Sì, perché ovviamente il panorama che abbiamo la fortuna di vedere oggi quando veniamo a visitare questo museo incredibile non è ovviamente il panorama che ha trovato il prefetto Tournon quando si è stabilito qua nel 1809, vero Nicoletta? Quando i francesi arrivano a Roma nel 1809 il panorama qui era completamente diverso. Nell'area oggi di via dei Fori Imperiali esisteva un quartiere e tra le rovine emergeva appunto la colonna di Traiano. Quindi con il decreto del 27 luglio del 1811 Napoleone proprio indica una serie di interventi prioritari a Roma e tra questo creare una piazza accanto alla colonna Traiana che la valorizzasse un po' come a Parigi con Place Vendôme e la colonna Vendôme. E i lavori iniziano subito, portano alla scoperta, come diceva Simone, di molti interessanti reperti, sia strutture che elementi architettonici, scultorei, e questo insomma nel corso degli anni porterà a un capovolgimento del progetto, non più una piazza ellittica come era stata progettata da Valadier e Camporese, ma un vero e proprio recinto di rovine che verrà realizzato poi con Pio VII dopo il ritorno nel 1814 e che è sostanzialmente l'area archeologica della Basilica Ulpia così come la conosciamo oggi. E una delle cose che impariamo con questa mostra, che scopriamo anche con i pezzi selezionati per la mostra, è l'importanza del monumento che abbiamo dietro di noi, no? Questa colonna Traiana che è stata fondamentale dalla metà del Settecento. Magari Simone ci puoi spiegare un po' questo rapporto anche simbolico, artistico, politico anche fra questo monumento romano e tutto il sistema imperiale? La colonna Coclide non è un elemento architettonico proprio dell'architettura francese, ovviamente riprende da quella che è la colonna Traiana, che è un modello architettonico che poi Napoleone riprende, ma già prima di Napoleone la figura stessa di Traiano fu ripresa, se pensate che una fregata durante la Repubblica francese si chiamava Traian, ma anche lo stesso Luigi XIV decide di calcare parte della colonna Traiana per allestire, probabilmente a Versailles o comunque in uno dei palazzi imperiali, un modello della colonna Traiana. La colonna Traiana è ovviamente modello per la colonna Vendôme, che in principio doveva essere, lo sapete, la colonna dedicata all'esercito francese con in cima Carlo Magno, poi dopo Austerlitz Vivant de Non convince Napoleone, che peraltro voleva portare la colonna Traiana a Parigi, convince di limitarsi, diciamo, ad una copia con la colonna Vendôme. La colonna Vendôme, se vedete, architettonicamente, artisticamente è identica alla colonna Traiana. Le stesse mischie gli stessi piani sovrapposti, le stesse mischie di battaglia, ciò che cambia ovviamente è ciò che ha cambiato il tempo, quindi le armi, le armature, ovviamente al posto, le divise al posto delle armature. Quello che non cambia è la vittoria in Clipio Scribens e i due trofei romani, che sono l'unica cosa che è rimasta propriamente romana all'interno della colonna Vendôme. E la copia supera però il modello, perché alla colonna Vendôme viene dato l'onore del trofeo, perché è prodotta in bronzo con il bronzo dei cannoni tolti ai nemici di Napoleone. Quindi Simone e Nicoletta, possiamo dire che la Roma attuale, la Roma in cui siamo oggi, la Roma che attira milioni di visitanti tutti gli anni per scoprire proprio questi tesori archeologici, questi parchi archeologici, è più o meno nata durante questi 4-5 anni di dominazione napoleonica, è praticamente nata qua, no? Nata fra il foro e il recinto della colonna Traiana. Sicuramente, perché nel caso proprio del recinto alla colonna di Traiano, quest'area viene attrezzata per i visitatori con delle scale, un allestimento anche didattico che dava l'idea delle navate
della Basilica, del settore della Basilica Ulpia ritrovato. Quindi cercava anche di facilitare, no, la lettura delle rovine. E qui il progetto è dal progetto di piazza che poi diventa il progetto di una sistemazione archeologica vera e propria aperta al pubblico. Nell'area del Foro Romano invece si tratta di sistemare, pulire, armonizzare rovine che esistevano alla vista dei visitatori da secoli, ma che erano in uno stato di abbandono e di rovina notevolissimo. Quindi in quel caso appunto si crea il famosissimo progetto del Giardino del Campidoglio, che era una vera e propria passeggiata archeologica ante litteram. Bravo Adriano, puoi inviare il curriculum a France Télévisions. Quindi Napoleone e il mito di Roma. Napoleone aveva quindi un'idea libresca, astratta della città, prof Parisi, e se sì, da che cosa era nutrito questo suo immaginario? Devo tornare un secondo al rapporto tra l'immagine della città di oggi e la città dell'inizio del XIX secolo. Oggi abbiamo una città vastissima di 1254 chilometri quadrati, all'epoca erano meno di 300, circondati da un circuito di mura in parte oggi preservato, se ne conservano 12 chilometri, ma il circuito era di 18 chilometri, ancora in funzione come lo era stato a partire dal III secolo. E all'interno di questa città c'erano tre nuclei di abitazioni, molte erano divise tra stradine minute, come abbiamo sentito prima, non erano servite dall'acqua corrente. Naturalmente c'erano anche i grandi palazzi dei patrizi, c'erano i palazzi cardinalizi, ma diciamo c'era un grosso nucleo di persone che vivevano di beneficenza. E si conta che la popolazione all'epoca era di circa 135.000 abitanti, poi alla fine della dominazione francese scenderà a 123, proprio per tutta una serie di problematiche che insorgono in quel momento. Allora è chiaro che la città era una città totalmente degradata, totalmente diversa da quella a cui siamo abituati. C'erano anche molte ripartizioni, molti muri che separavano le vigne e le ville, diciamo dove viveva il patriziato o la borghesia. Napoleone naturalmente aveva un'idea totalmente diversa di questa città. Roma era quella che lui aveva conosciuto attraverso gli autori antichi. Sappiamo che fin dalla sua vita di cadetto militare aveva letto le vite parallele di Plutarco, aveva letto Curzio Rufo, da cui prenderà a modello alcuni atteggiamenti di Alessandro Magno, aveva letto Cornelio Nepote, e lungo tutta la sua vita politica, la sua carriera politica, sfrutterà questi personaggi dell'antica Roma che punteggiavano l'antica Roma anche con una certa contraddizione talvolta, cioè adoperando l'immaginario legato ad alcuni personaggi che erano in conflitto con altri. Penso naturalmente per esempio ad Annibale, che lo esalta perché era riuscito a compiere un'impresa eccezionale superando le Alpi, ma d'altra parte Napoleone ammira molto anche Scipione, distruttore di Cartagine, così come naturalmente il più grande, Giulio Cesare, che lui considerava un modello di riferimento e dal quale in qualche misura, prima di diventare imperatore, aveva assunto tutta una serie di elementi simbolici. Quindi Napoleone, che come abbiamo già detto non venne mai a Roma, aveva un'idea legata alla conquista che Roma aveva fatto nell'arco di poco tempo di un grande territorio lungo tutto il Mediterraneo. Era l'idea di una conquista e di una pacificazione, sono i due elementi che poi adotterà Napoleone nella sua grande campagna militare, nelle sue trasformazioni in qualche modo dell'impero con la conquista dell'Italia e poi di Roma.
lo storico Philippe Boutry, quando definisce la Roma napoleonica come una città sognata, no? Scrive Boutry: Napoleone Bonaparte non ha conosciuto né ha desiderato conoscere la Roma viva e reale dei romani del suo tempo. E a proposito di Roma viva e reale, dato che siamo qua, vorrei approfittare della vostra presenza per capire meglio e anche far capire meglio a chi ci ascolta cosa significa concretamente Roma, seconda capitale dell'impero, cioè quale fu l'impatto concreto anche dal punto di vista politico, amministrativo, sulla città di Roma in seguito all'acquisizione di questo nuovo status. Cosa permetteva concretamente di passare, quali erano, come si direbbe in francese, le petite mains che permettevano di passare appunto dai sogni ai progetti? Forse la prof Pasquali. E perché qui, tra l'altro, la letteratura, diciamo la storiografia su questa definizione di Roma seconda capitale dell'impero non è omogenea, no? Ognuno ha una propria interpretazione anche sulla transizione tra le vecchie istituzioni e le nuove. Ascoltavamo questa mattina Chiara Lucrezio Monticelli su quanto sia controverso il passaggio tra la Roma del Papa e la Roma laica. Poi in realtà non era così, come dire, tranché la visione, il passaggio tra le due Rome. Quindi qual è stato l'impatto concreto dell'acquisizione di questo nuovo status? Ma per semplificare si potrebbe dire che se c'è una capitale imperiale c'è anche un'amministrazione dei beni della corona, che uno deve pensare con un'autorità rilevante anche e autonoma da quella del prefetto, cioè esiste un investimento molto forte per poter costruire e far funzionare a Roma un palazzo con una sua etichetta, e per tutta Italia, le ricerche sono state fatte, sono molto interessanti, i palazzi imperiali per Napoleone sono anche connessi a delle ville molto grandi fuori, per Roma non si è fatto in tempo, non se ne è parlato, e quindi una significazione di un luogo così rilevante come il Quirinale, che era la residenza del Papa, diventa la residenza del Napoleone. Poi è rimasto tutto dentro, nel senso che ci sono tantissimi documenti che ci spiegano come funzionavano gli appartamenti, ma c'è un progetto meraviglioso che non è stato realizzato di cambiare le facciate al Palazzo del Quirinale. Allora sì che si sarebbe visto una facciata nuova, piena di colonne, piena con un balcone gigantesco con 10 colonne e un frontespizio, si sarebbe vista la residenza di Napoleone, la residenza fisica di Napoleone. Invece sono stati fatti solo i lavori interni. E poi l'altro elemento fondamentale è un finanziamento straordinario, che è quello del decreto. È un finanziamento tale che implica che due architetti francesi arrivino a Roma, che cambi veramente la scala, diciamo, rispetto a quanto aveva fatto la consulta straordinaria nel passaggio fra un governo e l'altro, cambia proprio la scala. L'impero è lì. Arrivo subito da te. E i suoi, come dire, antenati dei musei, arriva Napoleone a Roma, cosa fanno gli scatoloni, ecco, come sicuramente impiegati? Quando pensiamo alla seconda capitale dell'impero, poi bisogna capire se seconda significa uguale alla prima o subito dopo la prima, perché sul podio è un concetto, ma è evidente che nell'immaginario la città avrebbe dovuto essere pianificata, questo è il punto nodale. Parigi aveva viali, giardini, Roma no. Quindi trasformare Roma nella seconda capitale significava organizzare una pianificazione urbanistica. Ma l'altro aspetto, secondo me, importante è proprio l'idea del recupero del proprio passato, cioè c'era la consapevolezza che la stratificazione della storia a Roma era tale che bisognava farla emergere, e quindi trasformare questa città nella seconda capitale significava anche recuperare il suo passato, quello monumentale e quello naturalmente simbolico. I monumenti antichi, quando inizia la dominazione francese, erano, diciamo, inseriti nel tessuto urbano in maniera anonima. Le case si appoggiavano ai monumenti, spesso erano in parte diruti, erano rovine, non erano mai percepiti per quello che rappresentavano rispetto alla storia della città. E
Tra l'altro questa è una, come dire, un'ambizione e una prima linea che traspare anche in modo netto dai famosi decreti imperiali per l'embellissement de notre bonne ville de Rome, come si scrive nei decreti napoleonici del 1811. In effetti, quando arriva il prefetto e capo del Dipartimento di Roma, Camille de Tournon, come dire, si cerca subito di ricostruire una nuova fisionomia della città, avviando la riforma urbana protagonista di questo nostro incontro, ma soprattutto a proposito di reperti, soprattutto forse è un termine esagerato, ma traspare comunque l'idea di far apparire e far riemergere in superficie le vestigia della Roma antica per in qualche modo, e qui vorrei sentire anche Adrian, perché quando ti ho raccontato questo passaggio della mia scaletta, ora vi svelo dietro le quinte, tu mi hai un po' sgridato, perché io ti ho detto con l'intenzione di far riemergere, dietro all'intento di far riemergere le rovine della Roma antica, c'è quello di dissociare l'urbe dalla sua immagine secolare di città del Papa e incollare in qualche modo una nuova etichetta alla città non più associata all'universalità del cristianesimo, ma una sorta di capitale delle arti in Europa, una capitale laica, una Roma classica a vocazione europea e non più una Roma cristiana a vocazione universale. E tu mi hai detto non è proprio così. In linea generale possiamo dirlo così. Il problema è che abbiamo una tendenza, l'istoriografia ha avuto una tendenza a fare di questo periodo, quando uno scrive su questo periodo bisogna vedere chi scrive, in che momento politico si sta scrivendo, non è lo stesso scrivere nell'Europa prima della caduta del muro di Berlino e dopo, eccetera. No? L'interpretazione politica dei momenti storici dipende molto dalla vicenda della persona che sta scrivendo. Ovviamente, sì, il Papa è cacciato, però non è cacciato, è invitato a andare a Parigi. Perché Napoleone aveva questa idea della translatio imperi fra Roma e Parigi. Claudio diceva, non sappiamo se è una seconda o la seconda subito dopo. Io penso che veramente una seconda subito dopo, nel senso che diventare seconda capitale dell'impero è importante perché non sei la prima capitale di uno stato, che era quello che aveva stato Roma fino a quel tempo lì. Era uno stato millenario che finisce con un decreto imperiale, il Papa, che è il re di questo stato, va a Parigi, dove Napoleone vuole creare una sorta di nuovo Vaticano fra Notre Dame e il Palais de l'Archevêché. Napoleone inizia a chiedere ai suoi architetti di copiare i monumenti della grandezza di Roma e a fare questa translatio verso Parigi, l'Art de Carousel, la Colonne Vendôme, l'Art du Triomphe de l'Étoile. Gli artisti emigrano, gli architetti vengono a Parigi, Canova è invitato diverse volte a vivere a Parigi, lui che è un signore ovviamente rifiuta, però per tornare a questa questione, no, della Roma napoleonica cristiano-laica, quello è stato uno dei problemi dell'amministrazione, perché Roma non era Roma non poteva passare di essere la capitale della cristianità alla capitale delle rovine antiche, ed è per quello che è stata stabilita una commissione per la protezione del patrimonio ecclesiastico. Noi abbiamo l'idea che è un periodo di distruzione di molte chiese, conventi, un'idea che è stata costruita anche nella restaurazione, però c'è stata una commissione che si occupava della protezione dei dipinti, delle sculture, delle chiese, dei conventi, proprio per creare questo difficile equilibrio fra i due poteri. Napoleone ha firmato un concordato col papato. Napoleone restabilisce la monarchia cattolica, si sposa a Notre Dame col Papa, dunque bisogna nuancer, no, questa questione. Ovviamente il cambio è drastico perché per la prima volta nella storia di Roma il diritto pubblico si mette sopra il diritto ecclesiastico e l'interesse dei cittadini si mette avanti l'interesse del particolare, del marchese o del prete, e questo permette ovviamente di avviare questi cantieri urbanistici finiti dopo. Penso, non so voi che pensate. Bisogna nuancer e anche bisogna, però
come dire, scavare, no? Per operare questa translatio imperii, come dicevi tu, e permettere agli architetti di copiare i monumenti della Roma antica, e l'abbiamo sentito anche nel video che hai realizzato tu, per poter copiare questi monumenti serve restituire una leggibilità filologica anche ai resti del passato per riscoprire questa identità classica. E nel rapporto nuancé tra la Roma antica e moderna, studiando per questo incontro mi sono accorto, e forse ho sbagliato, che gli spazi verdi della città giocano un ruolo importante come punto di incontro tra la Roma antica e la Roma moderna. Ad esempio, il prefetto de Tournon lo indica chiaramente quando confronta in qualche modo la Parigi delimitata a ovest dal Bois de Boulogne e a est dal Bois de Vincennes, cerca di prenderla a modello per incorniciare anche Roma con i due parchi a cui hanno accennato nel video, il parco a nord sul Pincio, il giardino del Grande Cesare, e l'altro a sud nella zona del Foro e del Palatino, il giardino del Campidoglio. Com'era il percorso in questi spazi verdi pensato per i cittadini, visitatori, passeggiatori in queste zone verdi? Cioè, qual era il ruolo delle vestigia inglobate in questi parchi più o meno immaginati, più o meno concretizzati? Come veniva inglobata la Roma classica in questa Roma ibrida? Se posso dire qualcosa, lasciando poi la parola agli altri. Volevo mettere in evidenza una cosa su cui ci si pensa poco. Per disegnare un giardino occorre la possibilità di farlo. Per avere un foglio bianco su cui disegnare qualcosa occorre poter espropriare. E quindi è straordinaria la sovrapposizione fra ciò che viene espropriato e ciò che è possibile fare. Ciò che è espropriato e non si paga non sono tanto le chiese, che giustamente Adrian ricorda vengono in gran parte conservate, ma sono il patrimonio immobiliare della chiesa, perché ogni chiesa viveva anche delle case che affittava. E quindi spariscono dalla zona del foro quelle costruzioni che il professor Parisi Presicce ricordava attaccate. Ma come possono sparire? Spariscono perché si semplifica dall'Ancien Régime a una nuova modalità con cui non nessuno ha più diritti storici su questo e su quello, sull'uso, sull'affitto, su quello che ci tiene il fieno, quello che ci tiene questo e questo. Tutto sparisce e soprattutto questa roba non costa demolirla. Quindi c'è una tabula rasa, che è questo il fascino del piano e il fascino del periodo napoleonico. In alcuni luoghi c'è la tabula rasa. La tabula rasa è riempita di verde e anche questa è una rivoluzione. Cioè, dove non c'è più la casa, e non parlo del convento di Santa Eufemia dove si scava per i mercati traianei, parlo del foro, dove non ci sono più torri, torrette, edifici, c'è una delle quinte verdi che sono veramente interessanti dal punto di vista concettuale. È una rovina con paesaggio. È la rovina con paesaggio sognata dalla pittura da secoli precedenti. È il percorso in carrozza del Viale Alberato. È un percorso a piedi. È una serie di vedute pittoresche una dietro l'altra in sovrapposizione. Lì la ricerca, secondo me, è ancora tutta da fare, perché è assolutamente straordinario pensare al Jardin del Capitol da questo punto di vista, dal punto di vista della tabula rasa. Dove dove c'è la rovina, c'è la quinta verdeggiante, come dice lei, c'è anche un borghese che passeggia, arrivando nella... Verde non cresce, basso, insomma, all'inizio non funziona tanto. C'è un borghese che passeggia, ma c'è anche chi va in carrozza, perché tutto il Jardin du Capitole funziona anche con la carrozza, perché la carrozza, se lei ha parlato di Bois de Boulogne, la carrozza è una modalità con cui si fa il gioco sociale. Quindi in qualche modo la carrozza... Come dire, Roma diventa poco a poco anche la città del tempo libero borghese, con il
cambio, con il cambio del secolo, non più la città dalle strade strette polverose, priva di spazi verdi dalla quale siamo partiti, che denunciavano i viaggiatori, da prendere con le pinze, come ci insegna la prof. Pasquali, ma una città sempre più monumentalizzata e dove il monumento è contestualizzato, e in questo ne abbiamo già parlato questa mattina, il case study, diciamo, del foro traiano, della colonna traiana e del recinto di Pio VII, è comunque indicativo di un cambio di paradigma della concezione dei frammenti che ci si ritrova ai piedi passeggiando, nel senso che non è più lo scavo volto a far emergere una rovina del passato, ma uno scavo archeologico associato a uno studio architettonico in realtà e a una concezione della città a larga scala, o sbaglio? Sì, diciamo l'obiettivo era quello di realizzare una piazza dove c'era un quartiere che circondava la colonna e ne creava anche delle condizioni degradate. Ma vorrei dire ancor prima che l'importanza della prefettura di Tournon è quella di avere stabilito un metodo, che è veramente una importante novità con l'arrivo della dominazione francese. E si creano tante commissioni che esaminano i progetti, che fanno proposte, che definiscono un piano su più anni. Quindi la liberazione dei monumenti antichi, il recupero del passato, è qualcosa che si ottiene con una prospettiva, che non è soltanto quella della realizzazione di uno scavo minuto, come forse era già cominciato ancor prima del 1809, quando arriva la dominazione francese, ma è una visione globale. E in questo va ricordato che De Tournon in particolare, ma naturalmente anche Daroux e Gérardot, che sono i tre protagonisti, il ministro dell'interno, naturalmente l'intendente della casa imperiale e appunto il prefetto, hanno anche immaginato una serie di soluzioni di tipo sociale, cioè i lavori che dovevano essere svolti per realizzare questi progetti avrebbero coinvolto una parte della popolazione. Naturalmente va detto che la soppressione degli enti ecclesiastici aveva creato delle condizioni di tensione sociale, perché appunto non c'era più quella capacità da parte della Chiesa di beneficiare una parte della popolazione, e si pongono il problema di come organizzare questi lavori. Si creano delle squadre, 4 squadre di 100 operai, si limita l'uso dei galeotti, che invece era stato adoperato soprattutto in un'epoca precedente, e si coinvolge la comunità intellettuale. Inizialmente con una certa diffidenza, poi tutti gli studiosi, tutti coloro che si occupavano di archeologia cominciano a inviare progetti, a dare relazioni. Naturalmente Carlo Fea, Valadier, Canina, che era il primo professore di archeologia nominato giovanissimo a 27 anni, che poi appunto produrrà il progetto sull'Appia Antica, definiscono delle proposte che vengono esaminate da commissioni, vengono verificate sulla base dei progetti e poi approvate e finanziate. Quel progetto di piazza del Foro di Traiano è uno dei tanti che vengono approvati. La sua realizzazione inizialmente era legata ad una visione esclusivamente urbanistica, cioè si voleva creare una piazza che inizialmente era stata progettata come una grande ellisse con la colonna al centro di una delle due esedre. Poi naturalmente nel tempo questo progetto subisce delle modifiche, viene rallentato, crea delle difficoltà in relazione alla possibilità di accedere all'area con delle scalinate che vengono poste in posizioni diverse, addirittura nascono polemiche, sono Stendhal è uno dei grandi protagonisti della polemica di quel momento, e si propone addirittura l'eliminazione della chiesa del Santissimo Nome di Maria, che era troppo vicina alla colonna di Traiana. Insomma, una
lunga elaborazione del progetto che poi alla fine, con il coinvolgimento di altri architetti, in questo caso l'architetto Bianchi, arriva ad una soluzione completamente diversa da quella originale, per cui non si tratta più di un recupero di un monumento all'interno di una piazza, secondo quelle linee guida che risalivano ai progetti iniziali, ma il recupero del monumento di per sé. Vengono scoperte le basi delle colonne appartenenti alle cinque navate della Basilica Ulpia e si decide di conservarle realizzando anche delle piccolissime anastilosi con il rialzamento dei pezzi delle colonne in porfido che vengono trovati durante gli scavi, e quindi un progetto che fa un salto avanti e apre una nuova prospettiva. Quel progetto naturalmente non sarà realizzato durante la fase della dominazione napoleonica, ma sarà realizzato subito dopo, secondo quelle linee guida che erano state già individuate. Naturalmente con la restaurazione di Pio VII, rientrato a Roma nel 1814, nel maggio dell'814, si intesta naturalmente questo progetto affidandolo agli stessi architetti che avevano lavorato all'inizio, e si crea un'idea nuova di qual è la funzione di questi resti archeologici, in particolare dei materiali architettonici, perché si crea un museo all'aperto sostanzialmente. Tutti i frammenti che sono stati trovati vengono murati lungo il recinto di quest'area archeologica, vengono rialzate le statue, i tre daci che vengono ritrovati frammentari all'interno del museo, e si lancia l'idea che sostanzialmente la funzione educativa nei confronti degli artisti dell'arte antica può essere sviluppata anche in un'area archeologica, non più soltanto all'interno di un museo. Nuova idea anche alla fine, se vogliamo allargare il discorso, dell'archeologia in sé come disciplina che finisce per diventare un'archeologia sociale, se possiamo usare questa espressione, come diceva lei, non più recupero del monumento in quanto tale, ma come dire, il collocare il monumento in una sorta di centrifuga concettuale che ne pensa lo spazio nella città, ma anche poi la fruizione di quel patrimonio artistico da parte dei cittadini quindi una sensibilità alla funzione sociale del patrimonio artistico. Forse da questo punto di vista anche le illustrazioni, le stampe del tempo mostrano una nuova attenzione a coloro che poi visitano questi siti, con una sorta di catalogazione dei possibili fruitori del luogo, dalla mamma col bambino all'archeologo ante litteram che recupera rovine antiche. Sicuramente al di là dell'intento celebrativo della monumentalizzazione di questa seconda capitale dell'impero, l'altra parola chiave è la funzionalità, cioè la funzione di questi interventi, e forse la risistemazione di aree più vitali della città, più vitali intendo degli scavi archeologici, è ancora più rappresentativa della spinta creativa impressa dall'amministrazione francese negli anni napoleonici, proprio per soddisfare questa volontà di portare avanti una modernizzazione della città che adeguasse l'urbe ai più innovativi standard urbanistici del tempo. Quali sono queste aree oggetto di progetti a larga scala e con quale criterio sono state scelte? Prego. Fare una piccola osservazione a quanto ha detto, che proprio mentre lo diceva stavo chiedendomi: cittadini? È veramente che l'amministrazione francese si rivolge ai cittadini? Non lo so, non ho idea. I cittadini, i romani? Non lo so, perché è una città che noi sappiamo che dal Settecento ha una vocazione
universale, la città delle arti, lei l'ha detto, coloro che visitano, coloro che sono rappresentati nelle stesse modalità, la donna, il bambino, eccetera, eccetera, con cui nello stesso periodo si vedono i visitatori dentro il Louvre, è la stessa modalità di rappresentazione, mi sembra in qualche modo l'uomo, la donna universale più che cittadino di Roma che impara, come diceva anche il professor Presicce, non solo al museo ma fuori all'aria aperta. Sembra più l'idea dell'imparare e chiunque può farlo con qualche cosa che viene esternato anche in modo didattico, più che il cittadino romano. Non lo vedo il cittadino, come dire, anche perché è molto difficile definire chi è il cittadino, che categorie, come sono stati danneggiati o aiutati dalla nuova amministrazione, qual è il loro pensiero, non lo sappiamo, i giornali sono pagati ovviamente dai francesi, non abbiamo i diari di qualcuno, non abbiamo veramente un'idea di chi è il cittadino in quel momento e come potesse osservare. Quali sono i luoghi? Ovviamente tutta l'area grandissima del giardino del Campidoglio. Una qualcosa di cui non si parla mai, oltre le varie piazze dei mercati, eccetera, il Quirinale, è il Tevere. Perché sul Tevere ci sono tante carte, tante idee e niente che poi è stato realizzato o iniziato e niente che l'amministrazione successiva abbia poi recuperato. Quindi il Tevere è sparito in qualche modo. Mentre sul Tevere, su proprio il corso del Tevere, sul recuperarlo, sul renderlo utile, anche connesso alla viabilità, lì ci sono veramente moltissime idee sul rifare dei ponti nuovi in altri luoghi, delle piazze rispetto a dei nuovi ponti che sono all'altezza, diciamo, di Trastevere. C'è tutta una parte abbastanza straordinaria di luoghi che non hanno avuto esito successivo, mentre più facilmente hanno avuto esito naturalmente tutto quello che era poi legato all'attrazione che Roma poteva esercitare per gli stranieri anche successivamente. Però chiedo a Adriano, a proposito di questo cittadino più o meno invisibile, no? Che non si sa che posto occupi, come si trova un equilibrio tra l'intento, ad esempio il caso dell'area Flaminia sul quale lei ha scritto, appare dai progetti perlomeno un tentativo di trovare un equilibrio tra la Place Royale e il crocevia cittadino vivo e centro economico. Però lì andavano in carrozza anche tutti prima di Napoleone, entravano dentro Villa Borghese, uscivano, facevano via Flaminia, diciamo il giro della carrozza del Bois di Boulogne esisteva senza Bois di Boulogne e il grande progetto per l'area Flaminia è richiesto cosiddette dai cittadini che in realtà sono le forze economiche in gioco nel 1802-3 da alcuni speculatori che pensano e vogliono ben prima di Napoleone, ma con un'area di Francia che tira forte, perché come dire, si è dopo la Repubblica Romana, per fare dell'area Flaminia, di tutta la via Flaminia, un posto dove costruire delle magnifiche architetture, fra cui luoghi dove terme, luoghi dove andare a fare i bagni sul Tevere con vasche, case da gioco e tutte queste cose sono proposte come finanziabili attraverso il privato, attraverso la borghesia, attraverso il mercato, perché un Bois de Boulogne già esisteva in quel luogo. Quindi lì sì, e ha ragione lei, ci sono i cittadini intesi come forze economiche nuove che vogliono il Vauxhall di Londra, che vogliono i Champs-Élysées di Parigi. Prima di Napoleone. Poi Napoleone ci mette sopra, gli architetti ci mettono sopra le aquile, ma di fatto quello che si voleva, questa area d'Europa, si voleva e come, già appena dopo il passaggio del secolo. Io però credo che Giacomo non ha completamente sbagliato da un punto di vista del cambiamento dello sguardo del potere politico verso la popolazione, perché io mi ricordo, mi pare che sia il decreto o la proclama di annessione di Roma all'Imperio, che la prima parola è Romani esclamazione, esclamazione scritta, no? Romani, e tutta... nei decreti imperiali c'è sempre questa retorica dei romani, no? Del popolo, di togliere i diritti privati al potere e darli ai cittadini. Io non so se c'è un cittadino tipo
Sì, erano concepite per i borghesi, perché ovviamente la gente che doveva lavorare 13 ore al giorno facendo il pane o altre attività economiche non poteva magari andare a fare la passeggiata nell'area Flaminia o al giardino del Grande Cesare. Però comunque credo che il sistema imperiale ha utilizzato nella propaganda molto la questione dei romani e dei cittadini di Roma, dicendo sempre questo discorso di con il Papa non avevate i giardini, né i macellai, né i mercati, perché lui non si preoccupava di voi, l'impero Napoleone vi costruisce questi posti aperti al pubblico, perché erano giardini aperti al pubblico, no? Erano mercati pubblici, erano conservatori pubblici. E, insomma, credo che, non so se voi siete d'accordo, magari da un punto di vista del sistema dei musei, però credo che comunque lo sguardo verso il pubblico, la chose publique, e i cittadini che ne approfittano di questa chose publique, è veramente cambiato in questi anni. Non so voi che pensate, professore Persic. Sì, ricordando che appunto in questo periodo che nasce il regolamento dei musei, che vengono riunificati sotto la gestione dell'intendenza dell'imperatore, della casa imperiale, ed è un regolamento molto importante da tanti punti di vista. Dal punto di vista naturalmente dell'organizzazione, si creano, si moltiplicano le figure che devono gestire il museo, si dà una paga più dignitosa, si prevede la pensione per diciamo gli addetti al museo, ma soprattutto si prevede finalmente un'apertura, un orario di apertura a tutto il pubblico, non più soltanto come era accaduto in precedenza ai nobili, ai regnanti in visita a Roma. Ci sono delle giornate specifiche di apertura libera e naturalmente l'ingresso è gratuito. Quindi c'è un atteggiamento nuovo nei confronti della diffusione di questa conoscenza del patrimonio e di questa appartenenza in qualche modo del patrimonio alla città di Roma, poi naturalmente anche a tutto l'impero. A proposito del progetto del Giardino del Campidoglio, che è uno dei due grandi progetti che prevedeva questi grandi viali alberati che avrebbero collegato naturalmente l'area del Campidoglio con il Colosseo e poi il Colosseo con il Palatino e con diciamo quella che oggi è la piazza di Porta Capena, dove sarebbe stata realizzata, cosa che ovviamente Napoleone poi rifiutò, una celebrazione, una statua celebrativa nei confronti di Napoleone. Ecco, questa passeggiata alberata è legata al fatto che la concezione di questo giardino era principalmente quella di creare un piano unico dei monumenti antichi, cioè ricreare il suolo antico, unificare il terreno. Il figlio di Piranesi, ecco, immaginiamo cos'era il Foro Romano quando era il Campo Vaccino, come ce lo ha descritto nelle sue incisioni Piranesi, padre Giambattista, ma invece il figlio Francesco, che era capo della polizia, era segretario, Pietro, che era segretario naturalmente del ministro dell'Interno, appunto è lui che dice: beh, qui bisogna più distruggere che costruire, cioè bisogna sottrarre terra, ricreare delle condizioni per un piano unitario. Ci furono tanti episodi simpatici, penso per esempio a quello del Tempio di Antonina e Faustina, dove si comincia uno scavo per liberare le colonne, il Tempio era naturalmente stato riutilizzato come chiesa di San Lorenzo in Miranda, ma le colonne erano diciamo a metà visibili, quindi si decide di abbassare il suolo, di creare le condizioni per andare a recuperare il suolo antico. Poi succede un episodio drammatico per cui un visitatore scivola sul fango, finisce in questa buca e naturalmente comincia quel balletto a cui in tempi moderni siamo abituati, se la competenza era dell'Accademia di San Luca o piuttosto appunto della commissione. E quindi, però ecco, si decide a quel punto di creare un muro che circonda in qualche modo questo buco lasciato aperto, perché l'obiettivo di ricomporre un suolo unitario naturalmente non fu raggiunto, e tutto sommato non sarà raggiunto che con gli scavi del Novecento. Insomma, noi oggi abbiamo davanti agli occhi il Foro Romano, che è un paesaggio, se vogliamo, inventato all'inizio del Novecento, proprio perché è stato creato un suolo unitario, ma naturalmente senza rispettare
le stratigrafie. Ma questo obiettivo del Giardino del Campidoglio mi pare che fosse molto chiaro e molto importante in relazione all'uso e alla funzione che doveva avere per la cittadinanza. Questo clima di esuberanza progettuale, qui faccio un uso strumentale della sconfitta di Waterloo per avviarci verso la conclusione dell'incontro, essere puntuali con i tempi, si è comunque poi in parte interrotto con la sconfitta di Napoleone. E una domanda che mi è sorta anche guardando, sfogliando il catalogo della mostra Aspettando l'Imperatore del 2020 è: cosa ci siamo persi? C'è un progetto che vi fa dire, questo sarei proprio curioso di vedere come sarebbe andata a finire? Di progetti che sono di fatto poi rimasti sulla carta a causa della sconfitta napoleonica? Io sono affascinata dal Quirinale neoclassico, non dentro, fuori. Sono affascinata da un'architettura che non è quella che vediamo, ma è tutte colonne bianche e una piazza totalmente differente. Sarebbe stata veramente la grande differenza a partire naturalmente da un punto di vista che è l'architettura nuova, l'architettura alla mode, l'architettura che piaceva a Canova. Il resto sono sistemazioni di quello che c'è. Qui si tratta di progetto e quel progetto lì credo sia molto interessante. Adrian, prof, prego. Ma, diciamo, non ho mai pensato a questa domanda, ma una delle cose che mi viene in mente è sicuramente la Fontana di Trevi. Oggi abbiamo enormi problemi di gestione dei flussi di visitatori della Fontana di Trevi. Lì naturalmente il progetto prevedeva la realizzazione di una piazza ben più ampia di quella che poi fu realizzata, e quindi mi immagino che è qualcosa che probabilmente è andato perduto e che avrebbe sicuramente migliorato la fruizione di quel importantissimo monumento. Io penso, la mia risposta è un po' difficile, perché il progetto che io sceglierei per vedere un po' la suite che ne fugge a me era quello del collegamento fra Piazza del Popolo e il giardino sul Pincio, che è stato fatto dal Valadier seguendo da molto vicino i progetti di Berthaud, dell'architetto inviato da Parigi, di cui questi disegni vengono approvati nel 13, i lavori iniziano, vanno molto avanti, quando il Papa torna tutto è così avanzato, i progetti sono così belli che Valadier li riprende poco e costruisce quella che oggi vediamo quando entriamo dalla Piazza del Popolo. Però io avrei scelto la versione prima, che non è stata la definitiva, in cui Berthaud disegna una serie di rampe con un belvedere bellissimo, con un'architettura neo-rinascimentale, con le sculture, con veneri e con la grande statua della Dea Roma, che oggi possiamo vedere a Villa Medici, nei giardini di Villa Medici, sul trono del Pincio come vera e unica protagonista della Roma napoleonica, no? l'ideale di Roma di cui parlavamo prima. Sono tentato di farvi anche quest'altra domanda, ma se rispondete telegrafici ce la facciamo. Anzi, poi ne ho anche una seconda, quindi ancora più telegrafici, però una domanda in realtà densa. Parlavamo prima, vi siete persi questa come dire, conversazione ispirante con la professoressa Pasquale, di Italo Insolera, che nel suo grande saggio di storia urbanistica della città di Roma sostiene in qualche modo che fu Napoleone I a tenere a battesimo la Roma moderna, no? E quindi abbiamo vi parlato dei progetti che non sono andati in porto alla fine, che sono rimasti incompiuti, ma ve ne sono altri che con la restaurazione e con il ritorno del Papa poi a Roma si è fatto i conti con quanto era rimasto incompiuto e da lì si è ripartiti. Quindi quanto c'è di napoleonico nella Roma di oggi? La domanda forse più densa è quella sulla quale vi chiedo di essere telegrafici. Direi molto, molto. Non si può dire di no. Come dire, io tengo sempre a precisare, faccio lo storico, a vedere e a trovare ovviamente le nuance dove ci sono. Direi che quei fogli di carta
non si vedevano da un secolo, fogli di carta grandi su cui ci sono dei disegni che hanno avuto un impatto fortissimo. Sì, certo, è il disegno di architettura, è il disegno di progetto costruito sulla tabula rasa dell'esproprio che ha dato un'identità fortissima a una Roma che poteva essere fatta in altro modo, sì. Ma naturalmente i muraglioni sono uno degli interventi urbanistici più importanti. Immaginare il Tevere senza i muraglioni ed essere lì mi stuzzicherebbe molto, ma io ho più, invece avrei più l'idea di essere presente agli incontri tra Napoleone e Canova. Sono due personaggi con una personalità straordinaria, come ovvio, e c'è un episodio raccontato. Napoleone voleva che Canova gli facesse il ritratto e insistette con Pio VII perché in qualche modo intercedesse, e insomma, prima ancora naturalmente dell'episodio dell'incoronazione che umiliò in qualche modo Pio VII nel 1805, e insomma fino alla fine poi Canova nel 1802 si reca da Napoleone e mentre così sta realizzando questo ritratto, e Napoleone, per cercare così di stuzzicare Canova, gli dice: ma noi qui a Parigi facciamo dei giardini, voi fate giardini a Roma? E Canova risponde: no, noi innalziamo obelischi. Quell'episodio ci racconta molto di questo rapporto intenso, in qualche caso conflittuale, tra due personalità straordinarie. Siamo partiti dai sogni e ai progetti e Claudio Parisi Presice ci ha riportato ai sogni perché ci parla del suo così desiderio di origliare i dialoghi tra Napoleone e Canova. Allora lo chiedo anche voi, cioè se poteste viaggiare nel tempo e passare una giornata nella Roma napoleonica, cosa fareste? Dove andreste? Cosa visitereste? Chi cerchereste di incontrare? E su questo esercizio di fantasia possiamo poi lasciarci. Ah, te lo sei mai chiesto? Che cosa faresti se avessi una macchina del tempo? Me l'hai chiesto tu un'ora fa. Dunque non... Me l'avevo già chiesto. Me l'avevo chiesto un giorno, più o meno un anno fa, quando ero seppellito dalle ultime pagine della mia tesi di dottorato, in questi momenti miserabili in cui uno si chiede 20 volte perché non ho fatto giurisprudenza, sono andato a Londra, insomma, perché non ho seguito il percorso che mia mamma voleva. E in questi momenti di disperanza profonda, facendo il dottorato, uno si mette a rileggere le carte che aveva scartate, le notizie, gli appunti. E ho trovato una notizia, un appunto, qualche appunti bellissimi di una notizia pubblicata in un periodico madrileno nel 1811, in cui raccontavano la grande festa che si era fatta a Roma l'8 giugno 1811 per la nascita del re di Roma, del figlio dell'imperatore, che nasce a marzo, qua a Roma si fa qualche mese dopo una festa enorme, e raccontavano come tutti i monumenti di Roma erano illuminati e avevano messo delle fiaccole sul Colosseo, sul Palatino, sull'Arco di Settimio Severo, sulla Colonna Traiana, avevano fatto fuochi d'artificio dal Campidoglio, insomma. E lì, disperato, ho chiuso gli occhi, mi sono trasportato a questo momento, mi sono detto: ma quanto dovrebbe essere comunque bello essere quella serata lì, facendo la passeggiata notturna fra le rovine di Roma restaurate, ripristinate, date di nuovo al popolo di Roma, e fare questa passeggiata per la prima volta in secoli, perché erano, come abbiamo visto qua, seppellite da secoli e secoli di storia, di montagne, di terre, tutte illuminate con gli occhi di luci, con gli occhi di suono, anche perché c'erano le orchestre fra i monumenti. Mi sono detto: meno male che hai scelto questa carriera, no? Perché ritrovi questi pezzi di carta, queste notizie che ti fanno capire la bellezza di questo mestiere e anche che ti fanno capire la bellezza di questo momento che studiamo noi tutti e tre qua, no? Studio matto e disperatissimo come trampolino per viaggiare nel tempo. Lei è stata già disperata? No, se mi dà il braccio, Adriana, faccio la signora del... che si può fare come signore nel periodo napoleonico, vado sotto braccio ad Adriana
e finisco dentro tutte quelle vedute dove si vedono e andiamo a vedere le luminarie insieme. E mi sembra un'immagine super poetica per concludere questo viaggio nel tempo, in realtà, che abbiamo fatto grazie a voi, quindi ringrazio Susanna Pasquali, Claudio Parisi Presicce, Adrian Fernandez Almoghera, possiamo anche fare loro un applauso e ringrazio, prego l'applauso, non volevo interromperlo, e ringrazio anche come ovviamente necessario l'ambasciatore Christian Massé per l'ospitalità, di nuovo la direttrice dell'École Française de Rome Brigitte Marin. Ringrazio anche coloro che ci hanno seguito là in fondo in diretta streaming dal canale YouTube dell'Institut Français Italie. Io direi che il nostro incontro può finire qui, anche se non finiscono qua e guardo Florence gli incontri, i dialoghi del Farnese che continueranno. Quindi, e anche quelli dell'École Française de Rome, vi invito a restare attenti e connessi per non perdervi i prossimi appuntamenti. Grazie di nuovo e buona serata.